bellissima avventura, questa struggente avventura che hai fatto in Kenya, e ci è venuto in mente, e non ve lo diciamo il nome di chi riceve il premio, che tra l'altro non abbiamo detto, Claudio, sono 500 euro in contanti, quindi è anche un premio di una determinata importanza, però chiedo a Signa di andarlo a mettere, perché non ve lo diciamo noi chi ha vinto il premio, anche se magari lo avete letto sui giornali, ma vi facciamo vedere un video e ascoltare le parole e vediamo se ce la farete a non piangere. Ciao piccolino, scusa se ti chiamo così perché non conosco il tuo nome. Ho avuto il privilegio di fotografare il momento preciso della tua venuta al mondo, l'attimo in cui hai lasciato il ventre sicuro della tua mamma, dove ti sentivi caldo e protetto. Purtroppo il mondo che troverai sarà per te molto diverso, perché tu sei nato in Kenya e in quella parte del mondo non è facile vivere. La tua mamma ha già 4 tuoi fratellini, è molto povera e tu non avevi vestitini adeguati ai tuoi 3,7 kg. Mi sono tanto affezionato a te e per questo ci ho pensato io. Te lo dovevo, perché il vederti nascere mi ha riempito il cuore di emozioni. Non sono sicuro che te la caverai. Voi bimbi kenyoti mi avete insegnato che anche con poco o niente si può essere felici e soprattutto dignitosi. Ora sono a casa, in Italia, e non c'è un attimo in cui non pensi a te. Ti auguro la miglior vita possibile, di vivere in una famiglia che, anche se modesta, sappia darti tanto, tanto amore. Ciao piccolino, non ti conosco, ma ti voglio tanto bene. Il miracolo della vita, Rino Tesi. Bravo Rino, il miracolo della vita in una fotografia. Il premio Antonella Alberto Levi 2024 va al fotografo di Cornigliano, Rino Tesio. Bravo, che ha scritto anche queste parole, facciamo veramente un grande applauso, Rino è un uomo con un cuore grandissimo, lì chiama anche Bruno, vieni qui sul palco, Alberto. Bruno Frea, che è quello da cui tutto è partito, lui è l'artefice di tutto, diamo il premio. Venite qua in centro, eccolo qua, eccolo, piacere. Allora, sì, dallo pure a lui. Rino, non lo so, le